Allora, inviterei a intervenire a Silvia Lauro di Sesto San Giovanni, se è presente. Sesto San Giovanni è il centro di un coordinamento di Milano Nord, comunque sarà la descrizione della farà Silvia. Dove è Silvia? Spiego un attimo come stiamo facendo come servizio, come presidenza. È vero che ci sono degli interventi che ci sono iscritti, però per esempio se abbiamo una serie di interventi della stessa città, cerchiamo di intervallarli in modo che siano rappresentativi del territorio generale, qui c'è un lavoro un po' di riassetto, c'è un po', scusa, un riassetto degli interventi, sperando che non ci siano tutti quanti insieme di un gruppo di città, e per esempio adesso dopo una serie di interventi verranno altri interventi di altre città, e dovevi essere ma lei è sparito. Poi dopo per esempio tocca a Palermo, dunque passiamo da Milano a Palermo. Scusami, era per spiegare cosa sta combinando la presidenza. Niente, io sono del Milano qui di Sesto, sono Silvia e volevo parlare oggi invece dell'housing sociale, cosa di cui si parla tanto e magari si conosce solamente dal punto di vista, diciamo, magari dei politici che hanno ormai in mente di fare questa politica. Mi sentite? Sì. No, le faccio un po' complesse. Allora, io sono un'inquilina che hanno rimoderato dell'Ale, insieme a un'altra ragazza di Milano, dell'Unione Inquilini, che oggi non è potuta venire, sempre a canone moderato del comune invece di Milano, abbiamo deciso di formare un comitato di inquilini. Perché? Perché quando è arrivata la crisi ci siamo trovati anche noi senza lavoro e quindi non siamo più riusciti a pagare questo canone che viene chiamato moderato, ma in realtà non è moderato, nel senso che sono canoni fissi, canoni che vengono pagati non in base al reddito ma in base ai metri quadri. Infatti una delle cose che abbiamo cercato di portare alla luce o di contestare è stata proprio questa cosa, il fatto che comunque per poter entrare dobbiamo superare un certo reddito, perché dobbiamo superare i famosi 16.000 ISEE, che non so se è così da tutte le parti, okay? Però quando sei dentro non paghi in base al tuo reddito, quindi se succede che ti cade il reddito sei fregato, nel senso che rimane sempre quello. È successo però che nel 2011 hanno cambiato il regolamento regionale e hanno introdotto una cosa che tra virgolette ci permetterebbe di accedere al canone sociale, con un'unica condizione che è quella di cambiare alloggio. Quando abbiamo visto questa cosa allucinante abbiamo detto no, qui dobbiamo fare qualcosa perché non esiste che comunque io perdo il lavoro, comunque in questo modo cambiando casa mi fai perdere la casa anche, no? In più devo tirare fuori i soldi per fare un trasloco, soldi che non ho. Quindi abbiamo detto, visto che vediamo se c'è altra gente come noi che ha questo problema, e ne abbiamo trovati tanti, anche se di case, per esempio a Sesto non ci sono tantissime case a canone moderato, però i pochi che abbiamo trovato, nella palazzina di 30 persone, la metà era gente che aveva perso il posto di lavoro e non riusciva più a pagarlo. Poi ci sono tanti anziani che comunque col fatto che devono spendere soldi, medicine eccetera, non riuscivano più a pagarlo. Insomma, varie casistiche, non solo chi ha perso il lavoro. Quindi abbiamo detto, ma cioè, vediamo se riusciamo a fare in modo che quando ci sarà la prossima modifica della legge regionale, che in Lombardia, da noi doveva iniziare l'anno scorso, ma invece hanno iniziato quest'anno e si è già interrotto nuovamente. Allora, noi abbiamo cercato di fare questa cosa cercando anche l'appoggio dell'Unione Inquilini, sia di Sesto che di Milano. E mi dispiace fare qui la critica all'Unione Inquilini, nel senso che siamo stati pochissimo appoggiati in questa cosa. Però siamo andati avanti lo stesso, perché comunque quando ti rendi conto che una cosa non è giusta,
cioè l'unica cosa che vuoi è veramente cercare di trovare una soluzione. È stato difficile perché comunque quando non vieni ascoltato come inquilino, abbiamo cercato dialogo con la regione, che era quella diciamo la responsabile del regolamento regionale. Abbiamo fatto conferenze stampa, abbiamo chiesto aiuto anche ai nostri comuni, perché comunque i comuni dovrebbero essere più vicini ai cittadini, ma niente. Quindi niente, siamo arrivati alla conclusione che nonostante il regolamento regionale ci permettesse di fare questo cambio, cambi alloggi non sono riusciti a farlo. Quindi la gente è arrivata ad accumulare dei debiti allucinanti, 20.000, 40.000, case pubbliche sto parlando, e a questo punto abbiamo rischiato lo sfratto. Nonostante avessimo fatto la domanda di poter cambiare casa, cioè di poter cambiare a canne anche, no? Niente, quindi vabbè, nel tempo, perché comunque la cosa va avanti da tanto, da 4 anni, abbiamo pensato, abbiamo detto non facciamo solo delle critiche, vediamo se, cioè proponendo anche delle cose, no? Nel senso che, e allora lì ci siamo fatti aiutare dai propri inquilini. Abbiamo messo giù proprio una proposta di modifica al regolamento regionale e l'abbiamo anche presentata alla regione. Non sappiamo se l'abbiano letta o sicuramente sì, però non abbiamo avuto dei segnali di ritorno, nel senso che noi abbiamo avuto 2 incontri con loro, poi basta, abbiamo ascoltato gli inquilini 2 volte e poi basta i sindacati. Lì ci siamo un po' arrabbiati perché abbiamo detto contiamo anche gli inquilini, non solo i sindacati. Comunque niente, adesso siamo che vabbè, stanno tirando fuori delle misure, stanno usando la morosità incolpevole, ne ho parlato con Massimo Pasquini, stanno usando la morosità incolpevole per coprire questo debito, cosa che in realtà non dovrebbe essere così, perché la morosità incolpevole ha un'altra funzione. Tutto questo perché l'area, come avete sentito in televisione, chiudeva baracca, se no, quindi stanno cercando in qualche modo di farla sopravvivere. Quindi niente. Scusa Campagna, ma è l'ALER che ha fatto l'asso sociale, se voi chiedete di ritornare nell'area. Allora ti spiego anche che io per esempio sono in un palazzo, in quello che chiamano mix abitativo hanno fatto, no? Cioè palazzo a canone sociale e hanno recuperato dei sottotetti a canone moderato li hanno fatti. Il 40% di finanziamenti l'ha avuto la regione, il 60% l'ALE, però siccome l'ALE non c'aveva i soldi, ha dovuto fare chiedere dei mutui alle banche. Quindi noi con i nostri canoni praticamente ci stiamo pagando il mutuo dell'ALE, no? Cosa è successo? Che poi non l'abbiamo più pagato e l'ALE si è trovata incasinata con le banche anche. Quindi per quello che questi qui, mandandoci lettere di mora, speravano che noi continuassimo a pagare, capito, no? Allora, la cosa che ci è sembrata assurda era, noi non siamo in un privato, che dice il privato per legge ti può mandare fuori dalle banche, siamo nel pubblico, il pubblico nel sociale, che cosa fa? Quando ti cala il reddito ti fa pagare in base al tuo reddito. Abbiamo detto, perché non lo chiediamo anche noi questa cosa? È assurdo che io vado a pagare in base ai miei triquadri e non al mio reddito quando mi chiedi il reddito per entrare. Cioè, quindi ci vuole un po' di tempo, boh, speriamo di riuscire a fare questa cosa. Nel frattempo gli inquilini, devo dirvi la verità, un po' si sono defilati perché quando non hai nessuno che ti appoggia, anche all'interno per dire della regione, eccetera, si spaventano, qualcuno ha accettato il cambio alloggio, qualcuno non si è più sentito, non è stato facile, qualcuno è rimasto, con qualcuno abbiamo fatto un ricorso al TAR, alla regione, e l'ALER per paura di tirar fuori i soldi ha detto va bene, ti do ragione. Questa è l'unica cosa più o meno che siamo riusciti ad ottenere. Quindi se poi qualcuno ha dei casi simili in Italia e qualcuno vuole qualche materiale, informazione, io gliela posso dare. Basta, diciamo, la mia cosa era solo su questo. Poi vabbè, la nostra situazione a Sesto San Giovanni. Allora, Sesto era il comune che riusciva a fare a garantire i passaggi da casa a casa, dallo sfratto alla casa popolare. Non riesce più neanche Sesto, tra l'altro noi abbiamo 2 strutture che utilizzavamo per mettere le persone con lo sfratto, uno è un residence e l'altro è una casa albergo del comune gestita da un'associazione,
e c'è stato detto, questo residence veniva pagato per metà dal comune, il comune ha un po' di tempo che non dà più i soldi, quindi sembra che li vogliono mandare fuori tutti. Quindi anche noi, anche il comune di Sesto dovrà mettere bandiera bianca a questa cosa, e noi, vabbè, noi come Unione Inquilini fino adesso abbiamo occupato consigli comunali, abbiamo fatto conferenze stampe, picchetti come tutti quanti, e continueremo a farli perché non si possono lasciare le persone comunque così in mezzo alla strada e dire che non si hanno soluzioni, che non si hanno soldi, perché quando vogliono i soldi li trovano per fare le cavolate, e lo sappiamo bene tutti quanti. E comunque se non ci fosse l'Unione Inquilini a Sesto come nella città d'Italia, penso che le persone rimarrebbero veramente in mezzo alla strada.